countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's rock. Arrivati all'apertura di stagione, questo è il tempo delle ferie, dei contratti a provvigione, se è regime forfettario e meno tasse nell'incasso, ma ora basta lavorare, stacca un po' e senti questo basso. Hold the volume e facciamo un po' baldoria. Non ci possono denunciare, ho richiesto la liberatoria. Please enjoy the party, pompa tutto in the casse. Non mi serve la fattura, questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Esentasse. Eccoci arrivati all'apertura dei locali. Attenzione che vi emettano scontrini fiscali. Se mi capita di scorgere evasione, io mi incasso, ma ora basta preoccuparti. Stacca un po' e senti questo basso. Buonasera e ben trovati a tutti a Number One. Ciao Carmen, Renato. Come stai? Number One. Io sto benissimo. Allora, la prima cosa che voglio fare è voglio ringraziare tutti i telespettatori che ci seguono, perché come tutte le settimane arrivano tantissimi messaggi. Grazie di cuore, e grazie veramente a loro che ci supportano. Ma no? Grazie perché anche al nostro editore Angelo Lucchiero, grazie alla moglie Anna Rita, Yolanda, le due gemelline, ma tutte le persone che ci seguono, perché questo è un canale veramente Number One. Pensa, 189 Basso Lazio, la Calabria, la Puglia, tutta la Campania, la Basilicata, ma che volete di più? È il Number One, un programma che continua sempre. Ricordiamo anche su tutte le piattaforme, ovviamente su Facebook, Instagram e anche un sito www.partai.tv oppure www.partai.tv. Ricorda il numero, perché io la vecchiaia ovviamente poi per giunta dimentico sempre. Allora 338-907-3891, ecco. Per tutte quelle persone che vogliono partecipare ai Number One, le puntate stanno andando veramente alla grande, perché la volta scorsa, come se avete visto, c'era anche una bella sfilata di moda. E sì, noi salutiamo quelle tre belle ragazze, Marzia, Dora e Anna. Le salutiamo, Anna, di cuore, perché ci stanno guardando. Ciao ragazze. Ma sicuramente verranno un'altra volta, perché sicuro, mi sono sentuta su Facebook, sì, è piaciuta anche l'artista della Germania, molto seguita, il nostro Pellegrino da Torino, e il nostro amico Michele Armenisi da Torino, da ci seguono ovunque. Insomma, grazie veramente di cuore. Grazie, questa sarà una puntata sempre Number One speciale, perché adesso arriva una mia bella amica, però la conosci prima di me, ho fatto una brutta figuraccia, ho detto io conosco questa amica. Sì, a un certo punto lui è venuto, vieni che ti presento, e ci siamo messi a ridere un po' tutti quanti, perché ho detto ma va, sai che non la conoscevo, lo conosce invece no. Andiamo a chiamare, signore e signori, ai tempo. Number One, si inizia veramente alla grande con la signora Pina. Aspetta, ecco qua, è pronta, vai. Pina Spinosa, eccola qua. Ciao Pina, buonasera. Ah, Pina. Buonasera a tutte e due. Più giovane, più abbronzata. Grazie. No, io ogni tanto a Pina, oltre che Pina va, gira un po' per il mare, per tutti lei sta sempre in giro. Stavamo parlando un po' per il mare, c'era un po' di nostalgia, ha detto mamma mia, ieri abbiamo iniziato a smontare il Lido Partenope. Mamma mia, è stato così. Lei anche è stato un po' all'inizio sul nostro Lido, piano piano
si iniziava da diciamo la verità. Però lo so, si iniziava lo so. Lei ama il mare, ama la musica, ama, insomma, ama tutto ciò quello che gli fa stare Pina, bene. Pina, che ci dici di bello? Che cosa hai fatto durante, anche che hai preso tanto sole, e questo ci fa piacere, ma sempre per quanto riguarda i lavori discografici, la musica. Sì, abbiamo fatto, penso che lo conoscete, un brano nuovo, Sei stato tu, che dopo magari l'ascoltiamo, che abbiamo fatto anche un videoclip. Anche il videoclip che è andato alla grande, abbiamo avuto tante telefonate e ci fa piacere quando Sì, sì, è vero. E niente, poi ci sono tante altre cose che poi scopriremo man mano. Man mano. E questo è quindi importante. Canterai un volevo inedito. Fare i complimenti a lei perché grazie, è sempre bella umile, brava, veramente grazie, lo dico troppo sempre. Buona, troppo no, buona. È verità, la verità. Grazie. Senti Pina, ma tu quando sei nata fisicamente? Io sono piccolina, una quindicina d'anni. Quindicina. Ho iniziato tutto per gioco, veramente. Ho iniziato per gioco, per passione. E poi è diventato perché poi vedo che è un artista veramente molto professionale. La vedo a volte seguo un po' Pina Spinosa su sempre Facebook, Instagram. Mi impegno. Fa molte cose con grandi artisti, devo dire la verità. Sì, molte location che sono veramente number one come il nostro programma. Stiamo anche lavorando con Valentina Stella. Sì, perciò volevo arrivare a questo. Da preceduto. Lo facciamo dire da lei, dai. Sì. Però non mi devo dimenticare perché ho dei saluti da fare, sono in d'obbligo. E dobbiamo salutare tutto Poggio Marino, il nostro Gennaro Ciumichium. Salutiamo tutti quanti. Sono delle belle persone che ci vengono. Che noi domenica saremo lì a cantare in piazza di San Francisco. Quindi salutiamo a Chium Chium e tutto lo staff. A tutto lo staff, tutti gli amici, tutto il comitato, che organizza questa festa. Sì, infatti. Io nell'occasione voglio salutare un grande autore, artista, arrangiatore, il mio carissimo amico Carlo Cadace che mi sta guardando. Carlo, ti voglio bene. Poi non c'è problema per quanto riguarda Antonello Rondi, con tutto il cuore lo accettiamo a questo grande artista, perché è uno di noi, fa parte di questo. Allora Pina, come vogliamo iniziare? Iniziamo subito con il mio nuovo inedito, Sei stato tu. Devo dire anche il secondo, sempre un inedito, scritto sempre dal grande maestro Filippo Schisano. Ciao Filippo, che è un grande pure lui. E niente, vi faccio ascoltare. Signore e signori, ai number one questa sera c'è la simpaticissima, pimpantissima Pina Spinosa. Number one. Yeah.
Ormai sei tu la mia follia, dimmi di me chi vuoi che sia, non so cos'è, non è magia, senza pace perdo le conferme in questa vita mia. Dimmi chi sei, non riconosco, che fai di me, la tua odalisca, navigherò nel tuo furore, sfumature grigie, stelle nere, senza un po' d'amore. Io ti aspetterò, dovesse fare a pugni la mia ombra con te, non me ne importa quando mi prometti e non dai, non me ne frega niente perché. Sarò più forte di ogni contrarietà, farò dell'impossibile una logica, ma dimmi che mi vuoi, dimmi che mi vuoi, se mi vuoi. Navigherò oltre il confine, ti seguirò fino alla fine, viaggia con me. Bella voce, grazie, bella musica, complimenti veramente. Era il secondo testo che era scritto? Sempre Filippo Schisano. Grande, sì. Filippo, sei un grande, sei un number one. È arrivato il momento della sorpresa. Sì, l'ha interpretata anche bella la canzone, non è solo Filippo ma anche te. Ma come sempre, come sempre, appunto. Io adesso c'è una bella sorpresa, perché mai? Sì, ma c'è formato. Prendi un po' di... fiato. Appunto, annotavo questa cosa, ho detto sempre bella musica, bei testi, bella voce, come sempre. No, grazie. E tu hai detto, insomma... Quando ti ha dato, prima fammi sapere. E poi dopo te lo dico. No, perché devi sapere, quando io... Lui crede che quando spendo una parola di bene su qualche artista, ci pagano. Tu mi hai pagato? Assolutamente no. Qua non ci paga nessuno. Noi diciamo solo la verità. E complimenti veramente. Grazie. La sorpresa è che è un terzo inedito, sempre scritto da Filippo Schisano, è un duetto in cui ho voluto la voce dell'artista. Di questo artista che entrerà tra un anno secondo, sì, che lo chiamiamo tutti e tre. Sì, e si chiama questo brano Nupcata. Insieme a Franco Manna. Eccolo qua il nostro Franco. Ciao Franco, buonasera a te. Ciao.
La bacio perché è mia sorella. Ciao Pino. È vero, sta dicendo la verità. Questa pure è scusami, la pura realtà dei fatti. Fatti. Che bello, tutti i famigli oggi. È la pura realtà dei fatti. Se ci tagliate, lo stesso sangue, sì. Siamo fratelli e sorelle. Quel poco che ci vedono insieme in televisione lo diciamo sempre. Perché bello, non certo. Tutti, è bello, giustamente. E allora, com'è nato questo duetto? È nato che la signora Spinosa gli serviva una voce e ti proviamo con Franco, forse, forse andrà bene. Ma non è vero, perché c'è pure un altro duetto insomma che avete fatto, sì, no? Sì. Quindi non è vero questa cosa, sceglie la tua voce perché... E allora facciamo una cosa, gustiamoci questo duetto. Il e pezzo come si chiama? Nu peccato. Perché nu peccato? Ma chi ha peccato? La solita storia, la solita storia, cara. Allora, io faccio la domanda, ma già conosco la risposta. Dicevo, chi ha peccato fra i due? Io conosco la risposta, però non rispondete. Allora, facciamoci questo peccato e poi dopo possiamo confabulare e chiacchieriamo tutti quanti. Va Pina bene? Spinosa, Franco Manna. Non peccato. Grazie. Non ce la faccio più, voglio stare con te, se ti perdo sai, perda me. Non parla così, sta vicino a me, non ti fa sentire pietà. Nato sabato, un menego sotto i giorni sai senza te e tu aspetta ma non soffri per me sotto i giorni poi stai con me si ti perdo per nascere sta vita per nascere ferma ma quando siamo io volesse ferma e più forte sta amore do male che stiamo facendo a chi pure va bene e ci credo sincero ma stiamo peccando perché non parla così. Non ti preoccupa, chi va bene o sai, o sbaglia. No, non è così, noi stiamo a sbagliare, ma che forza fa senza te. Si dovrebbe dovere nascere sta vita per nascere. Ferma ma quando siamo io questa vera
così dice. Belle, bravi, bravo, io adoro questo complimenti brano, Pina, adoro questa Franco, canzone. Veramente una splendida canzone, complimenti. Io che ti dicevo? Number one, tu ti affidai, tu, io quando dico una cosa, affidati. E allora in questo momento noi salutiamo un attimino Pina Spino, perché dopo ci vediamo ci sarà un'altra sorpresa. Un'altra sorpresa sempre. Sempre due, diciamo, ci vediamo dopo, va bene. No, tu non sai niente, non devi sapere niente. Però nell'occasione salutiamo Mario Guido che fa tanti complimenti a Pina e Franco Manni. Ciao Mario! Ciao Mario, un saluto veramente di Mario cuore. Sarà la prima volta che ci vede in giro. Ci sta seguendo, ha chiamato prima, ci sta seguendo, ci arrivano tante telefonate. Ciao, questo Gennaro, ci va. Ciao, ciao Gennaro e tutti i figli. Arrivano messaggi, chiamate, bene. Insomma. Pina, ci vediamo dopo, va bene? Number one, Pina Spinosa. Io resto qua. Tu resti qua. Sì, per... Allora, mamma mia. Prima che ti mette sotto torcio. No, vabbè, quale torcio? Vorrei, allora, siccome molte persone nel mondo artistico che conosciamo, sì, no? Perché noi facciamo parte del mondo artistico, voglio spiegare una volta e per sempre questa cosa. Perché dicono che non è vero che siamo fratelli. No, aspetta, mo' mi tessere, bravo. Per il motivo che tu ti chiami Franco Manna e io spiego che Franco Manna è un nome d'arte, ok? Invece io sono Carmen Di Vier, nome e cognome, anagraficamente io sono questa, mi chiamo così. Mio fratello ha un nome d'arte. Anagraficamente Francesco Di Vier. Francesco Di Vier. Vi è chiara sta cosa? Vi è chiara sta cosa? Come il maestro Pino Mauro, in arte Alberto Maurino. Ma come pure... Ma ce ne sono tanti. Bene, Franco Moreno che si... Ma pure per esempio, ecco qua, Tommy Riccio, Tommasi, insomma. Ci sono... E loro dicevano, no, è impossibile, non è impossibile. Scusatemi, ma... Ma assomigliamo, no, ma poi ci assomigliamo, bene, dici la verità. Renato diceva, ma sta cosa è troppo, vi assomigliate pure. Allora, è chiaro, ci volevo number one per chiari sta cosa. Che bello. Fratello e sorella, anagraficamente. Però adesso diciamo un po' quando è nata artisticamente il nostro Franco Manna. C'è pure la serie artistica, scusami, mi permetto di dirlo, perché lei lavora. Non chiama il fratello lavora, non chiama la sorella, se no dice fratello e vedi, ecco, c'è anche è la serietà, ecco qua, avete ognuno visto? Fa il suo percorso, però ci incontriamo come no, ma quella è la realtà dei fatti, attenzione, non ho mai detto tu che presenti, no, mi inserisci mai come mai. Lei, tu fai tanti spettacoli, Franco, perché non guarda, fai tu mi hai chiamato in settimana, hai detto, ma sai chi ci sta mercoledì, e mi hai detto questa cosa, io non sapevo niente. Grazie anche al nostro Mario Guida che ci ha dato il nome di Franco Manna. Grazie, grazie Mario. Ciao Mario, ti vogliamo bene. E allora, come vogliamo iniziare le canzoni? Perché poi dopo c'è un'altra volta il duetto, un'altra bella c'è canzone. C'è un'altra bella canzone, certo. Sì. Devi sapere che la canzone che ci sarà c'ha 6 ore. Ah. Siamo appena usciti dalla sala, poi dopo ti spiego. Cioè, è a tamburo battendo fatta, esatto, allora. Esatto, okay. La state quindi battezzando. La battezziamo qua, su. Certo. Allora, i primi non due pezzi che fai... C'è un brano che devo dedicare all'amico Cipriano, scusami. Sicuramente, perché... sicuramente. Ci Cipriano, anche stai noi. Seduto? Ti voglio un bene dell'anima, abbiamo fatto delle stagioni qua all'esterno, bene, bellissime, bene, con lui. Parova qua con Gondra, ci incontrate a Padre Pio, quindi ci troviamo. Si vede che ci troviamo da Cipriano, sta dappertutto, Cipriano. Siete devoti e questo è importante. Quando parlo di Padre Pio, hai parlato quindi è un bellissimo brano che porta per titolo Non t'aggia perdere. No, ma che Padre Pio si chiamava, vabbè, siamo a posto. Ma finisci. E poi dopo è un brano che ho scritto io per la mia compagna, che mi sta guardando, ciao Ornella. Ciao Ornella. E poi dopo c'è, poi dopo c'è la sorpresa che chiamiamo di nuovo, okay, la nostra Pina Spinosa, va bene? Allora, grazie, signori, signori, il primo brano dedicato a Cipriano. Primo brano dedicato a Cipriano. Solo a Cipriano, a tutti quanti. Allora, number one, Franco, Franco Manna. Franco Manna. Grazie. Dimmi come già fa, per non ti perdere. Dammi un cuore tu per ti pregare. E non vedo che hai morto d'amore, se mi lasci non posso campare. Non posso andare, così ho fuoco che nessuno può studiare, ma perché mi fai ad andare?
tu soffri come a me. Ora se l'unica ragione è che sta qua, c'è sta nato, sa c'è già. Un metro da forza mi fa chiagnere, trovo la mia coraggio e mi sa la qua. Questa bocca è solo tanto da me, poi nessuno di mano sarà. Tu sei una brava che nessuno possa na, tu sei un fuoco che nessuno possa da, ma perché mi fai a danna? Soffre come a me, ora se l'unica ragione è che sta qua, c'è sta nato, sa c'è già. Non sei stata mai più bella con mamma e si fredda con ma che. Ogni mattina arrava l'occhio e vega a te vicino, e poi ringrazia Dio con un sospiro perché mi ha dato a te vicino a me. Ma bastano che l'occhio è una creatura, è una carezza fatta con sti mani. Eppure a sera quando torno a casa arrava porta a cura in braccio a me. Ma basta tu, nessuno giù, perché con te io sono felice, solo con te io trovo pace, perché sei tu soltanto tu che mi sai da felicità. Senza te non giuro non posso campare, solo con te tengo una voglia di vivere. Io mi venisse l'anima, perché sei tu soltanto tu, e voglio a te a nessuno più. Sì, l'amore che da forza per campa, tu sia felicità. Felicità.
Bravo, bravo, bravo! Grazie! Sai, un ottimo fratello, un ottimo cantante. Dici la verità, dico la verità. Pensa dico che la quando verità. Eravamo grazie. Piccolini... È veramente una splendida voce, no, Franco. Non lo vabbè, dico, io già altrimenti... Lo da una vita, però noi, insomma, che stavamo a casa, eravamo piccoli piccoli, lui, insomma, che lui è un pochettino più grande poco, di me, poco poco. Su cosa si sa? E allora vediamo questa sorpresa qual è? La sorpresa è quella là, di nuovo Pina Spinosa. Eccola qua! Spinosa! Pina number ecco one! Qua. Ecco per qua. Un altro duetto, la è così? Sorpresa. Sì, 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 sì. E stavolta questo duetto come stasera? Si chiama? Parla. Questo duetto... Spiega un poco, dai. No, non c'è niente da spiegare. C'è semplicemente da dire che l'abbiamo rimodernato, anche perché non si sentiva più, e abbiamo voluto dare a due grandi artisti, scusatemi... Sì. Se mi permettiamo anche di citarli, abbiamo voluto ricordare Roberto Murolo e Mia Martini. Che bello. È una sorpresa grazie. Perché molte canzoni vanno accantonate. Io invece sono uno di quelli che apre il cassetto e fa un po' di scala. E poi devo ringraziare il nostro arrangiatore Carmine Liberati. Grande Carmine, grande maestro. Ciao Carmine. Ciao Carmine. Grazie Carmine. E lascio al giudizio di questo bellissimo pubblico. Dimmi. E dobbiamo anche dire perché questo brano, chi ce l'ha richiesto per domenica questo brano, per il nostro Gennaro Chiumi Chiumi. Ah, lo devo dire, lo devo dire. E allora, lo dico a modo mio però, siccome Gennaro ci ha invitato a una festa, hai tu, venite, però vado a fare questa canzone. Noi non l'avevamo in repertorio, quindi Gennaro... Però la fate per lui e per tutta... No, ma ci sono così soldi. Non lo dobbiamo dire in diretta questa, vabbè. Allora loro scherzano, Gennaro, giù ma giù. Scherziamo. Comunque va detto che questo duetto verrà battezzato qui a Partenope TV a Number One questa sera. Proprio per Gennaro Giumi Giumi l'abbiamo fatto. L'avete fatto per lui, ma il battesimo lo facciamo battesimo noi. Battesimo qua, sicuramente. Allora, grossa mamma, buon battesimo, sicuramente. Il titolo. E poi dobbiamo anche dire che stiamo preparando un purpre di canzoni a duetto, quindi uscirà un disco. Per l'anno prossimo, naturalmente, perché hanno fatto cose che calma. Franco Manna e Pina Spinosa. Che bello, già erano 10 belle canzoni a duetto. Un'altra chicca l'abbiamo detto qui. L'abbiamo detto qua a Partenope TV. Il pezzo della canzone. Con me. Franco Manna, Pina Spinosa. Number one. Comincia a cantare insieme note che l'aria dà senza guardare tu continua a volare mentre il vento ci porta là a dove stanno e parole più belle che ti pigli per non vuole
nai na 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 ni na 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 ni na 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 ni na 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 ni na 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 nai na 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 Marta durmiendo al lado del mar de amor Bravi! Mamma che complimenti bello! Veramente. Complimenti! Una coppia fantastica, devo dire la verità, nel canto e ovviamente una bella cover di Mia Martini insieme a Roberto Muro, è stata fatta veramente bene. Rimodernata. Complimenti veramente, altri ritmi, altri strumenti. Ci siamo incantati in pratica. È una cover fatta proprio bene, bene, bene. Complimenti. Benissimo. Alla nostra grande Pina Spinosa e grazie a Franco Manna, vi vogliamo bene. Ciao alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao Franco. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, che bello per tutte mille. Le persone che ci stanno seguendo da casa in Number One. Questo va in onda ogni mercoledì con Carmen Di Pierno, Renato De Carmine. Un programma il mercoledì dalle 21:30. Dimmi. Sono emozionato, troppo bello. No, troppo bello. No, hanno fatto pezzo, tre pezzi. A parte che quello è un pezzo storico bellissimo, insomma, veramente alla grande. No, però loro l'hanno fatto bello, al top. Andiamo ancora avanti, carissimi andiamo amici. Avanti. Un giovane bravo, simpatico. Ci ritorna a trovare. Fa parte anche della nostra agenzia, la Partenera Music. Signore e signori, è Sasi Riccardi, eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ma sai perché poi mi piace molto questo programma, ogni mercoledì mi piace sempre di più, perché poi gli artisti si affezionano a noi. Vabbè, lui già da tanti anni è nato. Fammi fare, ti sei affezionato ancora di più perché quest'anno ci sono io. Non gli dire quando mi no, ma poi ti dico una cosa, martedì ci sarà anche una sorpresa, poiché martedì c'è Canta Partendo, e lui Canta Partendo non lo fa mai, ma non perché non gli piace, è un programma che fa parte della nostra certo. Con Paola Mercurio, con Paola, e c'è un'altra sorpresa perché c'è la presentazione del nuovo pezzo di diciamolo. Infatti domani mattina vogliamo dire già il titolo, che vabbè, già l'abbiamo cantato anche, sì, esatto. Domani uscirà anche lo spoiler del videoclip e martedì ufficiale uscirà il video, e poi che sei anche un attore, perché c'è un gruppo che ti sta guardando. Infatti voglio salutare il regista Salvatore Fiori e tutti la miniserie dei nostri colleghi. Ragazzi, un bacione forte. Però manco dice il giusto, perché ancora deve uscire. No, prossimamente, e quindi anche settimane, sì. Lo pubblicizziamo quando esce, facciamo vedere sulle no, gli facciamo vedere anche fine. Un poco sai, certo, come fa? Un piccolo spoiler. Infatti abbiamo fatto l'Anica Gis quando faceva la pubblicità dei film, facciamo bravo. Vedere. Ti ricordi? Infatti abbiamo visto anche nel sponsor della miniserie, nel nostro videoclip. Ah, che sì. Bello, quindi è una cosa bellissima. Il videoclip che sì, che uscirà martedì, sì. Di questo clip fa parte Consi, che la salutiamo. Consi, sì, un bacione forte a lei e anche il suo compagno Rosario. Ciao Rosario. Ciao, un bacione a mia mamma che mi sta guardando, a mia moglie. Buonasera, un bacione signora. Forte e tutte le persone che ci vogliono bene. Questa è una cosa importante, veramente grazie al nostro grande amico Sasi Riccardi. Sasi, quando vuoi venire, viene sempre questa sera. Allora andiamo a cantare il primo brano, sempre questo qua che è uscire il videoclip, dal titolo Me Fatta Carì. Secondo brano scritto da me, dal titolo Oh Mio Amore. E poi la terza lo vediamo, sì. Signore e signori, è lui number sì. One molto spagnoleggiando, vai Sasi Riccardi number one. Grazie. Cosa più bella la vita, non volevo.
tu sei innamorata e pensavo noi un ne fai sposa era da andare. Io e te siamo una famiglia, come bello insieme che figlia, tutte le uonne nascete a mattina, vuoi chiamare papà? Non volesse dicere a tutto il mondo quanto dame e quanto bene mi fai, che sia cosa più bella della vita mi potesse mai regalare. Non volesse dicere a tutto il mondo quanto è bella sta storia di te, che rimane con te mano in mano, mezza gente mi faccio vedere. Bravo, eccoci, complimentissimi qua. Uso questo superlativo, complimentissimi, veramente la seconda pure mi piace tanto sta canzone. Grazie, bravo, molto bella, questo, bella, questo brano l'ho scritta io con gli arrangiamenti di maestro Camino Marrone, un bacione forte, che lo salutiamo, che veramente lo salutiamo veramente. E allora parliamo un po', oltre che tu hai fatto questo clip, ci fa piacere la canzone, ci sta qualche altro progetto che sì, abbiamo fatto un altro brano nuovo che uscirà sicuramente la prossima
settimana e una cover. Ah. Non so se la conosci, Anonimo. Pronto 113. Ti ricordi? Ma quello sì. È un amico mio, non sì. È stato mo sulla. È stato 2 o 3 giorni fa, mi sono visto sulla piscina, perché lui praticamente adesso è un grande organizzatore. Sì, sì, lo so. A livello. È stato con me 3-4 giorni fa, mi è venuto a trovare in piscina. Ah, hai fatto la canzone? Abbiamo fatto la sua cover. Quella sì. Fu un successone, quella canzone. Sì, lo so. Ah, e che bello. Salutiamo Anonimo, ciao Anonimo, un bacione forte, un grande amico. Quello mi associo ai saluti. Lui già usava, lui a volte quando cantava si metteva una tuta in culo, si faceva neanche conoscere, una maschera. Sì. Ah, perciò si chiamava si Anonimo. Si era creato il suo personaggio. Sì, no, ma l'era creato proprio bene, devo dire la verità, e andava pure bene. Sì. Ciao Anonimo, un bacione. Ah, ecco perché Anonimo, perché ovviamente indossando questa tuta si presentava in incognita, voglio dire. Bravo, molto intelligente. Allora, la prossima canzone. Allora, adesso noi andiamo a cantare i brani Michael, che io voglio salutare a lui. Ciao Michael, un bacione forte, sì, a lui e tutta la sua rispettiva famiglia, dal titolo Per me un gesto. Per me un gesto, signore e signori, è lui, Stasi Riccardi, e salutiamo anche Michael e tutta la sua bella famiglia, sì. Perché è un grande amico. Ci associamo a tutti i tuoi saluti. Number one, Stasi Riccardi. Prego, Stasi. Grazie. Stasi Riccardi, eccoci qua. Bravo veramente, questo ragazzo canta bene e poi c'ha dei bei testi. Grazie mille. Anche agli autori, anche che lui è un autore che ha scritto
la canzone. Sì, che infatti c'ha. Prima l'ha ma detto, salutiamo anche gli autori che scrivono bene. Scegli bene, devo dire la verità. Questa è la cosa. Bravo, la prima cosa, sì. Bravo, più avanti, come si dice, più avanti andiamo. Più avanti andiamo, piano piano lo vedremo. Vabbè, io che ci faccio io. No, anche perché manca poco. Sì, per sì, vederti sì. Anche nelle vesti di attore. Sì, sì, sì. Per cortesia, non allarga troppo a Stefani, che ti pigli pure un microfono nuovo, sta diventando pure presentatore e ci togli pure il microfono. No, va bene, è stato attore, cantante, basta. Abbiamo iniziato col gioco. Domenica c'è la replica alle ore 17. Sì, sì, lo so. Questa bella ore 17 va bene. In replica number one, okay. E poi c'è la sorpresa, farà parte di Canta Partè, poi c'è una bella sorpresa con Paola Mercurio. Non ci vediamo, Paola. Dai, vediamo tutto all'improvviso, okay, così. Ciao Paola Mercurio, un bacio, ragazzi, vi auguro una buona serata a tutti, un bacione forte. Santi Riccardi e ci chiamano sempre. Un sapino che sta sempre bravo, davanti il telefono. Ecco. Allora. Ecco, allora, siccome qua è tutto live, telefoni, insomma, le tutto, cose. Tutto. Guardate un poco qua. Oh, la cioccolata. Sapete, chi ce l'ha portata? Allora, la settimana scorsa, allora, dovete sapere che il nostro fotografo, che tutti conoscete, ma anche il pubblico da casa lo conosce, perché Ciccio lui Turco. Aaron Unovlitvre Overit dappertutto, giusto? Sì. È stato in Germania. E allora lui disse: "Guarda, io ho portato del cioccolato." Capore nato subito a it ci ha portato, invece non è vero, ha portato me, anche perché voglio dire, voglio essere precisa su queste cose. Che me l'ha portata anche a me. Ma non è non vero, solo a me. Ma pure se fosse, io ci tengo alla tua salute, tu la settimana scorsa sei stato male con la pancia. Bravo. E allora meglio così, che non allora, prendo questa cioccolata. Siccome io ci tengo molto alla tua persona, alla tua salute. Te la mangi tutto. A salute. Sperando che la pancia no, non ti fa male. No, mangio tutto io, no, un pochino te ne conserverò. Grazie. Vabbè, grazie Ciccio, dove sei non ti vedo più, grazie mille. Ogni promessa, hai visto? È debito. Grazie. Bene. Io ci andiamo ancora avanti, perché signori miei. Sono scimità. No, questi sono fatti. Number one, ci vedono bene Benevento, Avellino, allora. Salerno, Caserta, Napoli, Basso Lazio, Basilicata, la Puglia. Ci vedono anche praticamente in Molise, in Senna, Napoli. Poi salutare l'amica mia, no, è un amico mio, scusami, un amico mio del Molise. Si chiama Frangino, un bacio forte, spero che mi stai guardando. E però, ti saluto Isernia. Anche io, Isernia. Francesco dai Isernia, ci segue? Ci segue. E poi ciao, c'è anche Francesco. Enrico da Lecce, che lui ti saluta, ti ha fatto anche una richiesta su Facebook. Ah, ciao Enrico, scusami, allora io appena finisce questa sera vado no, perché sul lui mio... Più, no, più di una volta, lui, no. Mi ha chiamato più di una volta questo Enrico, mi ha fatto a me il contatto, ha detto, ma perché non mi accetta? Tu allora, forse non vai su Facebook. Allora tesoro mio, ascoltami, ti accetterò sicuramente, mo dico a Renato, perché io non ti conosco di persona, lui ti conosce, quindi mi farà vedere lui da quante richieste, perché tengo 900 e passa richieste che non accetta, non accetto, lui mi farà vedere e ti accetto questa sera sicuramente. Ok, ciao Enrico. Stai nei miei pensieri, ciao Enrico. Ciao, un bacio. Andiamo ancora avanti, ancora un momento bello, importante, particolare, parlavo di Benevento, questo è un cantante che canta da tanti anni, è veramente molto bravo, è simpatico, pimpante, canta bene, poi è amico di un grande amico nostro, amico mio, Tommy Riccio, che sono stato proprio con lui. Ciao Tommaso, ti voglio bene! Sicuramente è anche il suo padrino artistico. Signore e signori, è il momento di Enzo Morelli, number one! Buonasera, ciao, buonasera, ciao Carmen. Come stai? Tutto ciao, bene? Ciao Renato, tutto grazie a posto, a tutto a già posto. Già chi ha il padrino artistico da Tommy Riccio. Una serietà e poi ecco una tutto che fa. Tommy Riccio sta andando con una serie. Già ti voglio bene. Sì, 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 settimana scorsa siamo stati insieme, a parte che lui è il mio idolo, quindi lo vado a salutare. Ciao Tommy! A parte ecco l'amicizia e tutto. Io sono stato lunedì artisticamente, c'è una serata, te lo dissi? Sì. Sono fatto, lunedì, sì. Sì, lunedì sei stato con lui, e come si dice a Napoli, arrovutato. Come sempre, anche quando io ho il piacere di presentarlo in feste e tutto quanto, si arrovuta sempre. È vero. Allora parliamo un po' di Enzo Morelli, quando ha iniziato a cantare. Lui è 18 anni fa, ho cantato con questa passione che ecco tutti i giorni, me la porto dietro tutti i giorni. Quando esce da mattina, ottengo proprio in due sangue, sì. DNA.
pure quando esce di Lubello Sole, ti sta guardando qualcuno da casa, ti stanno seguendo sì, tutti i miei fan, la mia famiglia che vado a salutare, ci associamo anche noi, ha fatto una bella pubblicità. Dai. Saluto anche gli ospiti nello studio, grazie veramente, amico Giuseppe, Peppino, dall'altro lato oggi che ci stanno immortalando, amico D'Amelito, tante foto ci stanno facendo, tante che li fotografi che non c'è mai avuto tutta la vita. è buona e ti dico proprio la verità. Cash, ma a uomini e donne, Renato, uomini e donne, ma ci mi sono andato per il studio, no. Uomini e donne, e cash ma fa su uomini e donne, riusciamo a fare, no, a me ti dico la verità, c'è il concorso uomini e donne, però quello là anziani, dei vecchi, mi arrivò la telefono, mi vuole io dico dei vecchi, perché no, Renato mi chiamavano, ma tu devi, non è che voglio fare over, non è che voglio fare una critica, ma io la faccio. Mi chiamarono proprio il signor De Capo, voi avete fatto sì, cioè voi potete venire a fare questa cosa con noi, però tutte cose arrivano una volta. E a chi dovevi corteggiare? Scusa, corteggiare non lo so, perché non mi avevano dato né copio, perché non ho accettato, non sono stato là. Però dicevo, no, tu i perdi, mi fai che paga fuscello. Ma perché Renato, senza offesa, il personaggio. Ma non quindi è neanche per il personaggio. Duravo 5-6-7 puntate, sì. Sono convinto che se andavi a corteggiare a Gemma. Ma a me mi è simpatica, cioè, ma dico la verità, ma non è che dico la verità, a me mi è simpatica. Cioè. E allora, non parliamo di me, ma parliamo di questa artista che abbiamo con noi, Enzo Morelli. Dicevamo 18 anni fa, padrino Domenicio, tante belle canzoni, tante emozioni. Le tue, Domenicio. Come vogliamo iniziare? Allora, iniziamo con il brano che si trova nel mio nuovo lavoro discografico, dal titolo Si Sulamenta Mia. Scritta da mio fratello Michael, un altro Michael, amico mio. Michael ci sta guardando sicuramente, appena l'ho salutato. Voglio bene, lo sai già. E niente, poi continuiamo con Ma che bella femmina. E poi fermati, poi dopo. Ah, ok, va bene. Allora continuiamo. Ok, va bene. Ricordiamo, settimana prossima esce il mio nuovo album, Dove nasce l'amore, il titolo, Che bello. Ok. Quante tracce? Sette tracce. Dove nasce l'amore? Dove nasce l'amore? Ho capito, è bello. Okay. Sicuramente ci sta tanto zucchero. Bravissimo. E chi tenuti a bene non può sentirti questa musica. Ok, facciamo così, va. È lui, è number one. È il primo amore, il primo amore, chi si ricorda? Casa do cuio, sou sangue e falamante. La già dicerà su mune, siamo egli tu tutto quanto. Lo so c'è lui già prima di me, lo so c'è lei che mi aspetta sera a me. Ma chi si corre, morre d'amore, non vuole salutare. Si sulla menta mia non mi sparte giù su bene, e forno di fallamante tu si innamora da me. Si sulla menta mia facciamo sta pazzia, già da che stasera è pronta casa mia. So sulla menta tua e te l'ero già giurato, capo ciò dicevo che era pazzo sulle me. O stancio mi dispiace, è una brutta situazione, ma non ci faccia savonore se che insieme te voglio. Tu giuro che stavolta non te voglio. O dicevo già che la canzone stasera a casa tu non t'accompagno. Finalmente siamo insieme e non potevo loro. Ma sono liberi da te, non si malati tanto. Già vinciuto questa volta è stato bene, tu sei stato uguale come una mogliere. L'amo deciso insieme che questa cosa è chi te lascia giù. Si sulla menta mia non mi sparte giù su bene, e forno te fa l'amante, tu sei innamorata di me.
Si solamente mi facevo sta pazzia, già da che stasera è pronta casa mia. So solamente tu, io te l'ero già giurato, capo ciò dicevo che era pazzo sulle me. Ostaccio mi dispiace, è una brutta situazione, ma io non ce faccio, stavo un'ora seguenze te. Te voglio, tu giuro che stavo tu non te voglio. O dicevo già che la canzone stasera a casa tu non ti accompagno. Solamente tu, io te l'ero già giurato, capo ciò dicevo che era pazzo sulle me. O sancio mi dispiace, è una brutta situazione, ma io non ce faccio, stavo un'ora seguenze te. Te voglio, tu giuro che stavo tu non te voglio. O dicevo già che la canzone stasera a casa tu non ti accompagno. E delusione che c'è Stevano, tu l'hai cancellato, ma non ho può capire come sono pazzo innamorato. Ma io pensavo a restare solo, perché non ci teneva una storia prima di te. Ma che bella femmina che te a fianco a me, tu mi sarai l'amore che nessuno sa avrà. Passiamo, siamo sulle verità. Finalmente ci sei tu, faccio come c'è la campa. Voglio vivere sta vita, se penso insieme a te. Tu per me sei tutto buono, se noi giorno vado di sposa. Ti porto a danzare di niente di la verità. Caro pedi che niente ci posta. Niente da da mancare, ti regalo una creatura che solo a te che ad assomiglia. O desiderio mio era proprio questo qua, che una famiglia insieme a te voleva realizzare. Ma che bella femmina che te a fianco a me, tu penserai all'amore che nessuno sa avrà. Per un passo mo, stavo sulle verità. Finalmente ci sei tu, sancio come c'è la gamba. Voglio vivere sta vita, se messo uno insieme a te. Tu per me sei tutto cosa, e noi ora ne vado di sposa. Ti porto a danzare di niente di la verità. Caro pedi che niente ci posta. Sta vita sempre su uno insieme a te. Tu per me sei tutto cosa, e noi ora ne vado sposa. Ti porto a danzare di niente di la verità. Caro pedi che niente ci posta. Sì,
grazie, grazie, grazie. Ma complimenti, ma tu guarda, che bella voce. Complimenti, veramente. Che bella voce. Grazie. Ma c'è nel sangue la musica di Tommy Riccio, perché quel stile là. Stile anni 60. Ma perché mi precedi sempre tu? No, mo, stile anni 60. Ma perché mi precede sempre? Perché ci sta Michael, il maestro Michael, che ci sta guardando da casa e ci saluta. Un bacio, l'abbiamo salutato, quindi un bacio. Comunque complimenti, grazie. Una bellissima voce. Grazie, grazie. Bravo, complimenti. Grazie, grazie. Cantava, io lo guardavo e interpreta benissimo, devo dire la verità. Figura il pezzo, grazie. Che adesso deve uscire, figurati. Un clip praticamente solo. Allora, questo qua facciamo il video, ma che bella femmina. Sì. La seconda, che saluto l'autore pure, Giuseppe Castellucci. Che lo salutiamo. Che lo salutiamo. Andiamo a salutare. E la prima, vabbè, era quella di Michael, Si sulla Mendami. E adesso vado a fare una serie guest. L'autore è Mino Meoli, un'altra Mino bella Meoli. Melodia. Una serie guest. Una serie guest. Una serie guest, cosa faceva? Si faceva pure. Ascoltiamo la canzone, va. Se faceva pure. Beh, si possono fare tante cose. La serie che si può pure mangiare. Certo. La serie che si può svolgere pure a cucca. No, no, parliamo solo di amore solo qua. Solo di amore. E allora Renato, vieni con me. La serie che allora, la roccia ne ama a mangiare. Che bene, traslinda sto cuore va ma partire, per lo meno rammi daro bene che io voglia te. Questo bello si nasire che se tu accettassi stanno poco insieme a me, tu non sai come fosse felice quando cosa te potesse far sapere. Ti dicesse che mi sia più bella e che mai nessuno ti può assomigliare. Ma mi nasce un film d'amore, una storia come che sta qua. Ma se casse io non gli ho detto che sfiorasse in mano senza ti fa spaventare. O se bella si nasce che si riuscisse a te far innamorare. Portasse a fa una camminata a due sole scarpe con questa città, vede fa trasi tutto calore che ha soffritto da casa pure cance di là. Fosse bello si faceva pure mentre a notte bene per ci saluta e resta ma non rinda macchina strignuto forte senza ci parlare. Fosse bello si nascere che fosse bello se ci stessi tu insieme con me. Come te se me ne storia insieme mentre su telefono ci fa passare, rispondesse ma chi lo commenta fatto solamente poi ci fa lasciare, perché ci sta sempre gelosia in danno pensiero chi voleva a te. Ma stavolta non può fare niente, a chi osava che tu sei insieme a me. Ti dicevo che ti piace un bel e che mai nessuno ti può assomigliare. Ma mi danse un film d'amore, una storia come che sta là. Ma se casse io non gli ho detto che sfiorasse in mano senza ti fa spaventare. Fosse bello se una sera che si riuscisse a te far innamorare. Ti portasse a fare una camminata a due sole scarpe con questa città, vede fa andrasi tutto calore che ha soffritto da manca molto cance di là. Fosse bello si faceva pure mentre a notte bene per ci salutare e resta ma non rinda macchina strignuto forte senza ci parlare. Fosse bello si nascere che fosse bello si ci stesse tu insieme con me.
Grazie, grazie. Bravo, e Natcia Pescarp. Questa bella sina serie che è. Che bella canzone, veramente sei una bellissima. Io già ti conoscevo, però adesso ho avuto l'occasione di vederti proprio sulla vostra intente. E ci dal devi vivo. Rimanere perché no, è bravo, è bravo. Ma grazie, grazie anche a l'artista che tra poco salutiamo, Tony Floriano, Tony Floriano. È una Tony bella Floriano. Persona perché mi ha detto io, questo volevo dire, vedevo appunto che fra poco vedremo tra di loro, mi piace questa cosa di questi ragazzi che si elogiano tra di loro e non è poco e non è da tutti, no, è vero, è vero. Devo dire la verità, veramente mi complimento perché sono comunque Stasi saranno Ricardi, la stessa Tony età Floriano. Sicuramente e poi c'è Tony Floriano, di cuore un ragazzo di cuore, sì, poi non è geloso umile. Degli altri, no. Anzi, assolutamente sai no, che lui stava dice... là e elogiava insomma bravo, il suo collega artista ed io lo stesso ecco cose. Ci devi nascere, noi non siamo nati siamo nati gelosi questo è importante Allora ragazzi la cosa importante è essere umili perché sempre, il vestito sempre. L'umiltà è il vestito che voi dovete indossare tutti i giorni perché è quello che vi fa andare avanti e vi fa arrivare in alto, è vero quindi vero. Restate così, siate umili, è vero. Grazie all'amico Enzo Morelli, grazie che dopo grazie. Il suo spero nuovo di rivederti. Ma sicuramente ci vediamo. Ciao Renato. Ciao, grazie a te di cuore e grazie anche dal zio Tommaso che sicuramente ti sta vedendo. Tommy, bacio zio Tommy, ti voglio bene. Ciao Tommy. che bello. Andiamo ancora avanti, che bei momenti musicali, devo dire la verità. Per le persone che in questo momento voci. Si sono sintonizzati, diciamo che questo è Partenope TV, canale 189 digitale terrestre in Campania, Basso Lazio, Molise, Basilicata, la Puglia, ovunque, quindi ci vorremmo qua sotto Sud Italia e anche un po' accende questo. Poi ecco, ovviamente non è da dire, è doveroso anche da parte nostra, insomma, che su tutte le piattaforme Instagram Facebook, ricordiamo che la replica di Number One, che noi ovviamente stiamo in diretta il mercoledì, la domenica alle ore 17. Numero di telefono per chi volesse 338-907-3891 oppure allo 081-509-2444. Perfetto, io la colpa la do a te perché o se sbaglio un numero che sta arrivando le canzoni. No, va bene, subito fare. Allora, volevo ricordare che questa edizione Renato De Carmine ha avuto questa brillante idea di dare spazio, questo non l'avevamo ancora detto da quando abbiamo iniziato, non l'ha maritta ancora perché eravamo troppo presi. Salutiamo da queste anche voci, il nostro Tonino Migliore, grande ciao artista. Tonino, quando ti fai vedere? Sicuramente tra poco lui inizierà delle trasmissioni qua. Qui a Partenope TV. Sì, e lo salutiamo, ciao Tonino Migliore. Ciao Tonino, one. A presto. E allora, se mi passi tu a me. Stavo dicendo allora, questa edizione che posso partecipare. Questa edizione che tu insomma hai avuto questa idea, modelle, agenzie, tutte le persone che vogliono insomma, ecco appunto le new entry, anche, no? Anche poeti, scrittori, poi tutto ciò che fa parte del mondo artistico noi siamo qui ad accogliere. I numeri di telefono Renato li ha dati, la redazione la conoscete l'emittente, quindi se volete, quando volete, noi stiamo qua e vi accogliamo. E allora andiamo ancora avanti con il prossimo ospite, diciamo che l'anno scorso ha fatto tante di quelle puntate su questa emittente e ci fa piacere. L'anno scorso però lui ma sicuramente canta, ne farà ancora, canta tanto, da anni. Tony Floriano, Tony number Floriano. One, eccolo qua. Buonasera, assafati. Il gigante benissimo, adesso è bravo sto ragazzo, molto bene, poi canta bene e dice non è ci difendiamo di ci difendiamo ti difendi quando che coppa vita mi hanno fatto io dico il gigante è buono perché veramente no, io l'ho conosciuto buono. Tramite il suo ex manager, un bacio a Massima Stefania Massimiano, lo salutiamo veramente e una bella persona. E invece io l'ho conosciuto, non so se lui si ricorda, anni indietro, ma saranno un 6-7 anni che fa, no, lui si ricorda, era la notte bianca, quel mega festone in quella piazza da come a notte dove bianca d'Aversa, dov'è? Aversa, si è ricordato, quanti anni sono? 8-9 anni, esatto, io l'ho conosciuto è all'epoca. Fatto più grandicella adesso, ma ci stanno tanti quei saluti, chi devi salutare? Allora, salutiamo. Ok, vai. Saluta Sara, Marco Magri, Giuseppe Castellucci, Donna Maglione,
Salvatore Fasà e Peppe Saiz, tutta mia. Ciao ragazzi, lo stanno seguendo, lo segue il nostro Tony Floriano e lui c'ha veramente una bella voce, bravo. Poi ci piace a suo, ci piace che andata al vivo, quando facevi la trasmissione c'era il microfono, arrivava a provare, alluccavo con meno pazzo, ma alluccavo buono perché sapeva cantare, come dice a Napoli, gridava bene. Ma ci sono progetti in corso, cioè, hai fatto qualche lavoro? No, ho fatto un disco quattro mesi fa. Ah. E mo novembre prendiamo altre trasmissioni qua. Oh. Bene. Io Enzo Morelli, atti 3, ci divertiamo. Ci sta pure Sassi Riccardi e pure qualcun altro, va bene, lo salutiamo. E allora qual è? Senza bambini. La prima canzone sono innamorati di Sora. Ma dobbiamo salutare a Roberto Robi de Roberto. Un bacio, Robi, lo voglio bene. Robi con la mamma che ci sta seguendo. Ciao Robi Roberto. Mi sento tanto bene. Sono innamorati di Sora. Ah, ok, no, avevo capito di Sora, agito io come una c'ha questione. No, no, tra Renata e Tony Floriani. E quindi salutiamo a tutte e due. Un saluto, ascoltiamo questo brano. No, ma sono innamorato di Soro, ma io non capisco di Soro. E quando facciamo insieme a te, che bello, qua tutto d'amore. E siamo appunto, è tutta la famiglia. È tutta la famiglia. Ah, me ne ha scusa. O ti lo stesso, amore. Signore e signori, è lui, Mr. Tony Floriano, number one. Tony Floriano. Su chiama non risponde mai, forse c'è capito se c'è cane me vita, fa una vita sbagliata, non la può far felice, sa si vede la verità, e non ti venna a chiamare, non so chi le navode tu. Si brava giudica, ti credeva meglio, ma siccome a chi di là, con un rito puntato, pece gli imparato, a farle sempre rispettare, a leggere la strada. Sono innamorato che sono per me, l'ho saputo proprio stamattina. Sono innamorato che sono e tu sapevi che mi apparteneva, veniva la casa e mi vigna, mentre questo ti veniva che c'ha, ma che vigna la piede. Sono innamorato che sono e tutto quanto mi hanno saputo. Sono innamorato che sono perché sono esso mi ha fatto scurità. Sommare da ce sta e si permesse che stasera non riuscisse a sopportare. Quella che stai ricevendo su sicuria verità, forza c'è sbagliata, troppa la bevessa giudica. Te capisco soffrato e pure fosse stato, però per dare cuore a te, se fosse successo a me. Se ho innamorato delle storie di me, lascia sapere proprio stamattina. Se ho innamorato delle storie di me, e tu sapevi che mi apparteneva, veniva a casa e mi vigna, mentre questo ti veniva vecchia, ma che vigna. Sono innamorato di sorte e tutto quanto me l'hanno saputo. Sono innamorato di sorte perché sono esso mi ha fatto scurità. Tutto sto male da ce sta e si permesse che stasera non riuscisse a sopportare.
morita si va scarnato, non sai ma come mi piace, e se mi ci vedi sta voce da stringere ancora, ancora. St'amore per te è sempre importante, e dopo sto scena che manda, perché ti metti tutto bene, mi fai sentire nata cosa. Si capita lì nella carezza, la guardata mi fa un'emozione, tu sei unica e nessuno ti assomiglia, c'è chi da capo dire. Quando faccio amore insieme a te, io ci metto tutti i sentimenti, e poi mi fa ancora schiavedì, e mi sbatto volte che ci vuole, tu sei l'unico per me, tu mi regalato tutto bene, ma nessuno mi saputerà se sono mia. Quando faccio amore insieme a te, come non è sempre una giornata, pare che non fornisce più, se va luce in cielo quando è sera, luci due mostrano di da me, ci do a te ci muove la morte, vivere con te. Una frase, le tre parole, amore ti voglio, ti amo, so che la casella di giorno e ti dico con cuore, io non te lascio più, io moro insieme a te, perché mai questa vita tua fa parte me. Quando faccio amore insieme a te, io ci metto tutto il sentimento, e poi mi vengo di schiavedì, e mi sbatto volte di suo cuore, tu sei l'unico per me, tu mi regalato tutto bene, ma nessuno mi ha saputo da se sono mia. Quando faccio amore insieme a te, come non è sempre una giornata, pare che amore per me c'è più, se parruccio ci lo guardo essere, non ci dobbiamo stare lì da me, ci dobbiamo e ci muoveremo di vivere con te. Tre sono le parole. Amore, ti voglio, amore e ti amo. Ti voglio e ti amo. Questo bravo brano, Carmine Conte, un bacio forte. La moglie, la Maria. Un saluto al mio carissimo amico produttore Carmine Froncillo, che saluta a me, te e te, a tutti e tre. Ciao, Carmine Froncillo. Ma mi fu video. Che vuoi, un biscotto? No, ti voglio farci una bella canzone che stiamo non mi distrai, io stavo salutando l'amico Carmine Froncillo, e poi non avete proprio risposto. Carmine, un bacio e un abbraccio, vienici a trovare. Sicuramente, lui a febbraio inizierà dei programmi con Tony Mirra, che lo saluto, grande Tony Mirra. Un bacio forte. Ciao Tony, ciao Carmine. Allora, tre sono che parole. Amore, ti voglio, ti amo. Ma chi stai avendo? Non saci. Cioè, ma voglio dire, ragazzi, una canzone d'amore. Certo. Mica da cercare di casa. E allora gustiamoci sta canzone. No, la curiosità, siccome la prima era innamorata di Sora, io volevo capire se era un continuo Innamorata di Sora, quando facciamo insieme a te e poi ci rimindu Vica. Francesco Francese, un bacio forte. Un bacio forte, le Unità Cerra, una squadra serie B che io seguo, voglio bene a tutti quanti. Ok, gustiamo questa canzone. Allora, come si chiama? Indovic, scritta da Francesco Francese. Indovic. Sicuramente sarà bellissimo, perché Francesco è number one. Però allora, dice la verità, però. Certo che te lo dico. Vai! Ma va un attimo, Indovic con Renato, perché come succede? Non mi volesse arritirà, però non
non sa ce caccia fa, fa vita sta quasi vecchiovere. Oggi rosso mi trattene in sti lacrime, e non pensiero mi accompagna fino là. Che passa a fa, si può giammare mi fa sta, ma non so chi a comanà, se sentimenti può m'accidere. Tutte cose e prezzi quanti stai per perdere, era mia che la guaglione ma tu sta. Se casa ancora di indovide, è stata prima innamorata, ma rimane da chiesa più bella se sposa con altri. E quando va a indovide, che la foresta sta studiata, c'è una luce distante di donna così do passare. Sa notte di da chi sto vive, ci fanno pure serenate, menti mora lontano guardando che si va sanate. Mi passo sempre di domenica, però non l'ho mai incontrato. Passo tempo con ogni tuo cuore, non sei cancellato. Non ci può stare nessuno che può assomigliare. Ha già provato a m'ascoltare. Una tua storia è stata inutile, in la vita si va pure cagna pagina. Ma ogni tanto consiglio torna là. Si casa ancora di indovide, è stata prima innamorata, ma rimane da chiesa più bella se sposa con altri. E quando faccio di indovide, che la foresta sta studiata, c'è una luce distante di donna così do passare. Sa notte di da chi sto vive, ci fanno pure la serenata. Venti mora lontano guardando che si va sanata. Mi passo sempre di tu vive, però non l'ho mai incontrato. Passo di mamma non mi do cor, non si è cancellato. The number one, Areta Stuvig. Ma che avete combinato con questo brano? Areta Stuvig, che ha fatto questa signorina? Grande Francesco Franzese, ti voglio bene, amore. Francesco, dalla serie Amori che vanno, Amori che vengono, detto, il primo amore non si scorda mai. Tu hai detto, andiamo a cenare tu, che ha fatto questa signorina? Ma mi sa scambetta, c'è in ciamba cara, ma fatte care. Allora, io... Sì. Me la moglie Enzo Morelli, no, questo non è così, quell'altro no. Poi mi diceva Enzo Morelli forse partecipa anche a Canta Partita. Ah ok, se caso mai vengo pure io, caso mai, a facciamo una bella cosa c'è veramente. Ma c'è sta Carmen? C'è, no, io non ci sono, amore mio. Ci sta Paola. Io sto, Paola, sta Paola. Un bacio a Paola. Un bacione a Paola, un'altra grande collega stimata, collega. Papino D'Amerito, un bacio forte a Paola. Saluto anche l'artista Jenny Palumbo che mercoledì sarà anche lui con noi, un altro grande artista che ci sta guardando. Ciao Jenny Palumbo. Un bacio. Un bacio a Papino D'Amerito. Allora, comunque, veramente ti ascoltavo, ti ammiravo dall'altro lato. C'è veramente una bellissima voce. Sono riuscita pure ad analizzare molto bene il testo. Indovica, sono un'ombra di sole, ma che è successo qua? No, mi stava quest'ultima, fatto un guarda, quest'ultima veramente, dalla serie, sai, ci si innamora. Poi però no, è bravo, sembra è bravo. La cosa però devo dire la verità, guarda, io sono Massimiliano. Tu con Massimiliano andavi bene, devo dire la verità. Oltre che Massimiliano è una bella persona di Salerno. Un bacio forte a Massimiliano e Stefania. Mi piaceva proprio come persona. È bravo, essere. Ma lui piace molto. Lui piace molto. Allora,
noi salutiamo con il Toni, sì. Oggi un bacio forte, grazie a tutti, un bacio a mio fratello Zamorele, mio fratello. Sì. Quindi allora ci vediamo mercoledì. Qua, no, domenica ci vuole 17 per televisione. Ma noi siamo fratelli, ma sono stato 10 anni a casa sua. A Benevento. Ma buttare a mangiata parte. Diciamo l'artista che è entrato prima, insomma, lui ha ammirato lui ha ammirato lui. Comunque è tutta una questione, un intriccio, insomma, poi ve lo spiegheremo mercoledì. Oggi un bacio forte, voglio bene. Grazie a Toni, Floriano, ciao a Roberto Di Roberto. Dalla serie 35 euro, dai no. Allora, mi sa sì, che questa puntata è giunta a Partenope, insomma, ogni tanto giusciamma. Giusto? Sì. Però sempre delle cose nostre. Sempre cose nostre. Sempre cose nostre. Buone. Noi, sì, no, parliamo sempre di noi. In Giusci ci saranno sempre a go-go, però sempre cose nostre. Brava Carmen. Allora, siamo giunti a termine anche questa sera. E diciamo, siamo replicati domenica alle ore 17, mi dispiace che ti devo lasciare televisivamente, perché adesso lei è la mia compagna di viaggio. Ma e sono contento. Perché sono contento. Diciamolo che noi comunque tutta la settimana comunque ci sentiamo. No, questa settimana non ci siamo proprio senti. Non ci siamo proprio senti. Ma diciamo perché non ci siamo sentiti, perché tu impegnatissimo il tuo lavoro e mi fa ti do una bella chicca. La cosa che tu hai fatto al Troise, andrà in TV, perché mi ha chiamato il maestro Enzo Di Domenico, che io colgo l'occasione di salutarlo. Che è la malattia mia! E va in TV, questa cosa che tu hai fatto al Teatro Troise, poi che ti faccio cosa sapere. Bella, mi hai dato una bellissima notizia, grazie mille. E allora guarda, io in diretta con te mando un abbraccio e un forte bacio al maestro Enzo Di Domenico. A Luca, il figlio. A Luca. Luca, ti raccomando, fatti sentire per quella cosa. E poi non posso mancare il saluto al mio grande amico stimato Gio Calabria, che è il padron del premio Usone. E salutiamo adesso tutto lo staff, salutiamo Cipriano, Gabriele, Luigi. Il nostro Luigi editore stasera, Emanuele, no, salutate. Luigi, ma ti è piccicato? No, non ti è piccicato. Poi Rico fa il giusto, diciamo. Allora, hai litigato in diretta? Un giusto a breve, frisco, aspettate. Ha litigato? No. Però un genuciario la saluta stasera. Stasera no. Però la già riscritta non è un giusto. Non ti vuole salutare questa sera. Stasera no. Io nell'occasione. Io mi canto. Salutiamo il nostro editore Angelo Uccero che ci sta guardando. Salutiamo grazie il nostro a te, editore Annalisa, Angelo. Yolanda, Francesca e tutto quello staff. Il cameraman, il regista, il grande Cipriano, grazie Ciccio che è sempre disponibile, ci immortale in tutti i modi, in tutti i grazie, sono stato accorto quando ci fai fotografie, voto. Grazie a tutti. Allora, ci vediamo mercoledì stessa ore 21, stessa emittente, ore qui 21. A Partenope TV, canale 180. Carmen Di Pierno. Ciao, buonanotte. Renato De Carmo, Renato De Carmo. Ciao a tutti. Ciao. Questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Esentasse. Eccoci arrivati all'apertura dei locali. Attenzione che vi emettano scontrini fiscali. Se mi capita di scorgere evasione, io mi incasso, ma ora basta preoccuparti. Stacca un po' e senti questo basso.